Oltre un chilometro di mura, 32 torri, le porte regali, le strade lastricate, il foro, la basilica, il teatro. Non rovine isolate, ma un'intera città romana nel cuore del Sannio, ancora perfettamente leggibile nella sua struttura. Esepinum, il municipio sorto in età augustea sulle antiche vie della transumanza, che ha sempre conservato, attraverso civiltà ed epoche diverse, la funzione di un luogo di passaggio. Un sorprendente patrimonio archeologico immerso nei territori incontaminati del Molise. Di tutte le tribù e i popoli con cui i romani si trovarono a dover contendere la supremazia sull'Italia, nessuno fu più pericoloso di loro per la sopravvivenza dell'urbe. Assediata dal console romano Lucio Papirio Cursore nel 293 a.C., la sannita Saepinum è espugnata dopo una durissima battaglia. I pochi superstiti si trasferiscono in un modesto villaggio sorto a valle lungo una strada di comunicazione tracciata attraverso i millenni da pastori e greggi. È l'insediamento che assume il nome di Sepinum e nel corso del primo secolo a.C. diventa un municipio romano, sovrapponendo e adattando lo schema ortogonale delle colonie dell'urbe alla preesistente via della transumanza. Sepino ha la caratteristica particolare di essere un centro di transizione, insieme ad altri centri che sono su un medesimo allineamento appenninico e che sono molto vicini a Sepino, come Alfedena, Isernia e Boviano. Dalle alte montagne scendevano alla fine dell'estate le greggi transumanti che andavano a occupare i pascoli invernali costieri del Tavoliere di Puglia. Le attività legate alla pastorizia e alla transumanza sono un settore di rilevante importanza per l'economia delle zone interne del Sannio. A Sepino, proprio vicino all'area forense, in età imperiale si impianta una conceria, testimoniata da alcuni grandi contenitori interrati destinati alla lavorazione del pellame. Perfino i senatori e gli imperatori erano proprietari di greggi affidate ai conductores e la transumanza è sottoposta al controllo pubblico e al prelievo fiscale. Nel 168 d.C. un rescritto, un'ordinanza imperiale, viene affissa su tutte le porte della città al fine di disciplinare il passaggio delle greggi e di impedire gli abusi da parte dei magistrati locali. A Sepino è presente una delle tre più importanti testimonianze riguardanti la transumanza in epoca romana. Una di queste testimonianze è il testo della legge agraria del 111 a.C., un altro è l'opera di Varrone d'Era Rustica, ma l'altra testimonianza, che è una testimonianza tarda perché è del secondo secolo d.C., è questa grande iscrizione, riguarda le lamentele di alcuni appaltatori dei greggi imperiali che lamentano presso alcuni funzionari che dei magistrati locali disturbano il transito delle pecore, vessando i proprietari e chiedendo appunto che non vengano disturbati. La tranquillità delle vie pastorali è una precondizione fondamentale per lo svolgimento corretto della transumanza ed è rimasto tale anche in epoca medievale e moderna, tanto è vero che il tratturo non era dissodabile, c'erano pene, addirittura la pena di morte per chi dissodava il tratturo. Solo il paesaggio, solitario, silenzioso, conserva i segni della monumentalità romana e sembra rimanere immutato attraverso i secoli.
Sepino, a differenza degli altri municipi romani dell'area, è l'unico che ha conservato integro sostanzialmente il sito archeologico, che per quello che riguarda gli altri municipi è semplicemente rinvenibile in tracce. Un altro aspetto di estrema importanza è l'integrità del paesaggio circostante. Tutti gli altri insediamenti sono stati inglobati in centri abitati più recenti o addirittura sono stati inglobati in centri di sviluppo commerciale e industriale. Hanno perso pressoché totalmente la loro identità spaziale antica. Sepino invece, con questo sito archeologico molto integro e molto affascinante, sta dentro un paesaggio che ancora in grandissima parte è quello che hanno visto per millenni i pastori che scendevano dall'Alto Appennino verso il Tavoliere di Puglia. Tutti questi elementi pongono chiaramente il problema di un rispetto dell'area e di una sua tutela. È assolutamente necessario che non vengano apportati danni a questo contorno straordinario, e quindi anche le minacce degli ultimi anni riguardanti infrastrutture fortemente impattanti come le pale eoliche vanno considerate con estrema attenzione.